Buonasera, ce l'abbiamo fatta. Grazie a voi, grazie a te Farad di essere qui presente con noi per il numero poi delle persone presenti, da il grado di interesse che si ha su questa annosa purtroppo storia dell'Afghanistan, che nel tuo libro si intreccia molto con la tua storia personale. La differenza è che tu hai una storia che si è evoluta, ora tu hai l'asilo politico in Italia, sei cittadino appunto, avendo chiesto asilo politico, quindi la tua vita è cambiata. Purtroppo la vita in Afghanistan è fissata, è sempre la stessa. Questa guerra santa che vede i vincitori in alternanza, però ha una conclusione sempre la stessa, che la gente soffre. E tu la speranza che dai è quella quando dici: solo la verità può liberare il mio paese. Ed è un messaggio di speranza, perché il libro che tu hai scritto parla delle tue vicende personali e abbraccia tutta la storia degli ultimi 40 anni, diciamo, dell'Afghanistan. È una storia che, io devo dire la verità, ogni tanto chiudevo il libro, quello che veniva descritto come atrocità che vengono commesse, cosa normale, in effetti dava un po' di apprensione, quindi quasi in un tunnel senza uscita. Tu però dai uno spiraglio, che è quello della verità, dell'istruzione, della cultura, di quello che ci deve essere, ma che al momento sembra un po' in là da venire. Però partiamo con ordine, se sei d'accordo. Iniziamo intanto con dire chi sei, qual è la tua storia, perché tu, il tuo compito che ti sei dato è quello, una volta tolti i gradi e la divisa dell'esercito afghano, hai testimoniare e per dare un aiuto dall'Italia, dal mondo, a quello che è il tuo paese. Ma tu da dove sei partito? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ho preso la penna e ho cominciato a scrivere dove venivo da un ambito del mio passato che con la scrittura era una cosa molto lontana. Il dolore del passato mi ha dato la forza del mio presente di scrivere. Io sono nato e cresciuto in Afghanistan, io sono nato a Kabul, una famiglia militare, il papà, il generale corpo d'armata dell'esercito afghano, il comandante Mujahideen, è passato le carceri più dure con Al-Qaeda e i talibani, prima da quello con attualmente che hanno i talibani, il gruppo da Haqqani che hanno il potere, era carcerato con Haqqani. Io sono nato e cresciuto in una famiglia così potente afghana, dove è passato tutto il regime dei Mujahideen, il regime dei talibani. 2004 mi sono trasferito in Italia perché mio papà è diventato addetto militare per la difesa. Ho fatto la carriera militare perché papà voleva che io diventassi un generale in futuro come lui. Allora mi ha iscritto nell'Accademia Militare. Ho fatto carriera militare, combattuto per tanti anni contro talibani e Al-Qaeda, perché essendo papà era un comandante dell'esercito, la prima linea mi mandava me per dare esempio ai suoi soldati. Combattuto per tanti anni. 2011 mi hanno sparato con proiettile di Kalashnikov, sono ferito molto grave. Poi i servizi segreti mi hanno portato in ospedale nel Dubai, 9 mesi recuperato in Dubai, con un miracolo sono salvato. Poi il percorso della vita che ho fatto, perché essendo ero dentro l'esercito, dentro una famiglia che decideva dalla politica afghana, ho detto le armi, la violenza non può risolvere i problemi del mio popolo. Allora ho cominciato a testimoniare, diventato più di un testimone della mia vita. E ho cominciato a scrivere questo libro che adesso abbiamo davanti, con molta difficoltà, perché quando ho scritto questo libro ero già condannato a morte, condanna fatua, una condanna religiosa da parte dei talibani. Già i potenti, perché noi non dobbiamo dimenticare
che fondamentalismo abbiamo in Afghanistan, ma i potenti politici tante volte in americani, esteri, sono peggio dei fondamentalisti. Per 2 anni non volevo pubblicare il mio libro, mi minacciavano, che mi accusavano al cristianesimo, per tutta la difficoltà. 2012 è uscito questo libro con una casa editrice piccola, prima edizione. Da quell'anno mi sono dedicato a tutte le mie una testimonianza sul mio stesso percorso. Ho fondato una fondazione nel 2014, Global Afghan Forum, che occupa dell'educazione del popolo afghano. Da quell'anno lotto tantissimo contro me stesso. È quello che decido, quello che in percorso della mia vita mi ha insegnato, che attraverso il diverso io ho conosciuto la mia radice. Perché poi racconteremo, cioè, che io ero prima del 2008, ero una persona totalmente fondamentalista. Adesso è davanti a voi con questa cosa, grazie alla bellezza del diverso, grazie ai piccoli gesti umani e la importanza della cultura nella mia vita. Allora da quel giorno lotto per questo, queste cose, per il mio popolo. Quello che per 20 anni non siamo riusciti, parlavamo della verità. Ma purtroppo la verità, quella verità che non abbiamo lottato, ha portato il mio paese in questo disastro. Noi lo sappiamo, che vedete i giornali, le propaganda mediatica, tutti falsi. Un po' di giorni fa hanno detto pallavolista decapitata dei talibani. Falso. Altro giorno, 2 giorni fa, sull'ANSA, poi io e Domenico Quirico abbiamo scritto un articolo sulla stampa, sull'ANSA scrivono che i bambini afghani muoiono da povertà. Questa cosa che tutto il mondo lo sanno, che il 95% dei bambini. Poi fanno vedere il volto dei bambini morti. Poi cosa fa ANSA? Guardate che quanto disinformazione che viene in Europa, nel mondo, riguardo al mio paese. Dirà che il foto ha preso dal Facebook dall'ex deputato Haji Mohaqqeq. Haji Mohaqqeq, uno dei criminali più grandi dell'Afghanistan, della guerra civile in Afghanistan. Haji Mohaqqeq aveva un gruppo che uccideva le persone, prendeva le persone e bucava la testa delle persone, tagliava le teste delle persone nella guerra civile in Afghanistan, metteva olio bollente sul collo e il cadavere muoveva, le chiamavano il balle del morto. Una stampa così forte come ANSA dà esempio da questo. Questo non vuol dire che è colpa dell'ANSA, è disinformazione che esiste. Noi non conosciamo nulla da quel paese. Noi quel paese conosciamo attraverso film Rambo, attraverso articoli del New York Times e basta. Quell'Afghanistan non abbiamo mai conosciuto. Se noi lo conoscevamo veramente Afghanistan, da prima in nome della democrazia con le armi. Noi siamo andati in nome della democrazia con le armi, dove il popolo afghano che aveva bisogno, veramente di cosa aveva bisogno, non abbiamo capito in questi 40 anni e più in 20 anni della falsa democrazia in Afghanistan, è quella che ha portato il disastro. Perché il popolo afghano serve educazione e la cultura. Su quel base non abbiamo lavorato, non avendo lavorato su questo, in questo momento abbiamo un paese totalmente a mano dei fondamentalisti talibani. Ci si domanda, ma da dove è scaturita la scintilla? Come è nata questa, da dove è partita questa guerra tra fondamentalisti? C'è una data d'inizio o è una storia che attraversa sempre la vita dell'Afghanistan? Afghanistan è un campo di calcio per tutti i paesi. Una guerra partita dai fondatori del fondamentalismo nel mondo, l'America. Chi ha creato il Mujahideen? Americani. Il mio papà, le armi che venivano, i soldi che venivano, i miei papà, venivano dagli americani, dalla CIA. Ma perché gli americani hanno creato i Mujahideen? Aveva paura della presenza americana. Ha mandato Bin Laden in Afghanistan, ha mandato Mullah Omar da Kabul in Afghanistan, hanno creato i famosi Mujahideen, i combattenti. Da quell'epoca chiamavano salvatore dell'Afghanistan, i uomini che salvavano dall'Afghanistan. E quelli Mujahideen, quando hanno preso il potere, sono divisi in 24 gruppi: Hizb Islami, Jamiat Islami, Wahdat Islami. E da quando hanno creato questi Mujahideen,
e divide in tanti gruppi, l'Afghanistan non vedo un giorno di pace in mio paese. Qua 38 anni siamo nati e cresciuti in guerra. Perché, come dicevo prima, la unica cosa che avevo nel da piccolo che ero fortunato che ero nato in una famiglia potente. Ma la violenza vedevo stesso. Il di Mujahideen e la nelle armi russe. Ero già capace di montare e smontare Kalashnikov. E dopo 9 anni prendevo Kalashnikov a mano con tutti i gruppi armati. Vivevamo in Kabul. Kabul era diviso in 24 gruppi e andavamo e difendevamo la casa. Non potevamo uscire dal sotterraneo di casa. In radio comunicavano che potete uscire da questa ora fino a questa ora senza luce, senza acqua. Dove uscivamo dopo settimana vedevamo la luce, vedevamo buttate cadaveri a terra, donne violentate nelle strade. Quando uno veda tanta violenza nella sua vita, la violenza fa parte della sua vita. Perché il mondo che adesso è davanti, un mondo sconosciuto era per noi. Adesso dico noi perché io faccio parte di voi. Noi siamo presentati a quel mondo con la violenza. Noi, la nostra grande identità, non si è mai presentata in quel mondo. Sempre non parlava nessuno. Dove nel Kabul, capitale dell'Afghanistan, succedevano esecuzioni, tagliavano le teste delle persone attraverso queste persone che Ansa le dà come un esempio. Era Afghanistan diviso in 24 gruppi, tagliavano le tette delle donne, violentavano le donne nelle strade. La mia generazione sarebbe conosciuta in questa violenza. Solo che dal 1994 poi, i famosi Mujahideen non andavano bene più per America, perché i Mujahideen sono divisi in tanti gruppi, poi i gruppi di Mujahideen sono alleati con Iran, con la Russia, con tanto. America ha perso controllo contro i Mujahideen, e non ha creato, chi ha creato? I famosi talibani. I talibani anche sono creatori degli americani, ma attraverso il Pakistan. Hanno messo quel leader che già era ferito nella guerra di Mujahideen, Mullah Omar, con gli occhi era ferito nella guerra di Mujahideen, la prendono quella persona, nel 1996 prendono il potere dei Mujahideen talibani, 95%. Di nuovo noi siamo sottomessi in Afghanistan, dove hanno preso mio padre, hanno messo in carcere, noi siamo da quel quartiere che vivevano i ricchi, con la mia mamma siamo trasferiti in un quartiere dei poveri, dove nel 1996 fino al 99 quando mio papà scappa e vivevo sotto il regime dei talibani, ero obbligato ad andare nelle scuole coraniche, le scuole erano chiuse, le donne non potevano uscire più da casa, una donna se voleva uscire da casa doveva essere accompagnata dal marito, padre o proprio fratello, una donna da sola che usciva da casa la frustavano le donne nelle strade, noi uomini dovevamo memorizzare, andare nelle scuole coraniche e memorizzare il Corano, dove il Corano è scritto in lingua araba, traduzione e interpretazione del Corano. Io credevo a quello, io memorizzavo il Corano, Mullah mi diceva se tu uccidi un infedele tu vai in paradiso, se tu partecipi alla lapidazione Dio ti diminuisce il peccato. Il giovedì e venerdì quando andavamo nello stadio del calcio, ma non vedere il partito del calcio, vedere istituzione. Tagliare le teste, tagliare le mani, lapidazione delle donne, e questo è il popolo afghano. Di questa realtà l'America non si interessava mai. Ma come mai si è interessato il 2001, dove dopo 2000 milioni di persone in Afghanistan? Si è interessato perché aveva altri interessi l'America. Perché quel 2001, non perché doveva salvare il popolo afghano, perché se per salvare il popolo afghano non lasciava in pace. Ma quell'anno Iran minacciava Israele di togliersi dal mappa del mondo, il rapporto fra Iran, il grande amico americano Arabia Saudita, era diventato, faceva paura la presenza Cina in Afghanistan per America economicamente, America voleva un base in Afghanistan. Allora, in cui è fregato 40 paesi del mondo, in cui anche l'Italia, a nome della democrazia, sono andati bombardamenti sulle matrimoni, uccisione, ha fatto peggio che ha fatto americani. Hanno preso quel territorio,
per prendere in questi 20 anni quel territorio contro i talibani, sono alleati con ex criminali, con noi. Americani venuti a noi hanno detto: avete ucciso, siete così. Ma facciamo una cosa, togliete questi cappellino della guerra, mettete libertà delle donne e democrazia. E noi, libertà delle donne e democrazia, abbiamo preso il potere, abbiamo aumentato la droga 70%, abbiamo potere anche in Dubai, in Turchia, con grandissimo aiuto degli americani. In questi 20 anni abbiamo arricchito il fondamentalismo. 95% persone in questo momento non hanno da mangiare per un giorno. Questo è il fallimento americano, dove i talibani, guardate che ha preso potere, non è perché hanno usato la violenza, no. I talibani hanno preso il potere, 80% del popolo appoggia i talibani. Lasciamo stare che questi incontri che attivista afghana arrivato, palla dell'Afghana, minoranza, togliere questa propaganda falsa. Nell'Afghanistan non esiste minoranza perseguitata. La minoranza perseguitata in Afghanistan bucava la testa nella piazza di Kabul. Si chiamava Muhakkak, si chiamava Mazari, Azara. Tagliavano le teste. Il maggioranza faceva peggio di quello. Ma sulla realtà se andiamo, perché noi in questi 20 anni abbiamo lasciato tutto il territorio ai talibani. Americani è andato con 40 paesi del mondo, sono focalizzati in città più grandi, Kabul, Herat, Mazar. 20 km da Kabul in questi 20 anni non esisteva la luce. 20 km da Kabul erano sottomessi sotto la burka. Dopo 5 anni, dopo il 60% del territorio era già in mano dei talibani. Vuol dire che i talibani sono riusciti meglio degli americani a fare il lavaggio di cervello sulla persona, perché noi non siamo riusciti. Noi in quelle grandi città abbiamo arricchito i fondamentalisti. Questo è il disastro che vediamo, che hanno preso il potere. Quindi viene adesso spontaneo chiedere: ma come politicamente come possiamo uscirne da questo equilibrio che alla fine chi ci rimette? Il popolo, quello che ce l'hai ribadito un attimo fa, ma da un punto di vista politico qual è la soluzione? Cioè tu fai testimonianza e dici queste cose, ma per arrivare a una soluzione concreta senza dover aspettare migliaia di anni, quindi non dico in un domani ma in un futuro tangibile, cosa deve cambiare? Se politicamente vogliono l'Afghanistan dopo 2 anni togliono la violenza. I G20 cosa hanno fatto? Nulla, perché non le interessa. Il Zalman Khalilzad, il ex ambasciatore afghano, lui ha fatto un libro. Nel suo libro lui era una delle persone, era ex ambasciatore americano in Afghanistan. Quando ha detto che Bush ha deciso di attaccare sull'Afghanistan, abbiamo detto: presidente, sul suo attacco muoiono tanti civili. La risposta del presidente: a me non mi frega niente da questa guerra, a me frega i miei soldati tornare vivi. E l'Afghanistan non si interessa di nessuno. Cioè l'Afghanistan, la chiave dell'Afghanistan, la guerra dell'Afghanistan a mano di chi è? A mano del Pakistan. Chi sono i talibani? Da chi sono controllati i talibani? Dei servizi segreti del Pakistan, dall'ISI. La dimostrazione in questi 30 anni abbiamo in Afghanistan. Mullah Omar, dove l'hanno trovato? In Pakistan. I talibani adesso hanno preso il potere. Che ragione? Non riuscivano a fare il loro governo. Che ragione? Dei servizi segreti del Pakistan. Arrivato il giorno dopo, i talibani hanno fatto un governo. Il primo paese che accetta il talibano chi è? Il Pakistan. Il Pakistan è il fondatore dei talibani. La chiave dei talibani sono a mano del Pakistan. I G20 avevano occasione di costringere, di sottomettere il Pakistan, di trovare e portare la pace in Afghanistan. Perché non vogliono. Finché si adesso proprio non vogliono. Perché adesso, non dobbiamo dimenticare, fra poco non usano nessuno i diesel, benzina. Le macchine sono tutte diventate elettroniche. L'Afghanistan, le maniere, siamo ricchi nel mondo, abbiamo le maniere più ricche. È quello che vogliono loro. In Afghanistan la droga, che l'anno guadagno della droga, il primo grazie alla democrazia, perché in tempo dei talibani eravamo 20%, adesso coltivazione 100%, 70 miliardi di dollari guadagno dalla droga.
poi questi gruppi fondamentalisti, creandole, facendo paura dalla loro guerra strategica, ci serve un territorio che è Afghanistan. Vuol dire che se loro volevano, dal primo giorno lavoravano bene sull'Afghanistan, perché in questi 20 anni, credetemi, se lavorava veramente solo i adesso non aveva talibani e tanti altri gruppi avere coraggio per prendere un paese così totalmente, perché 95% dei soldi sono andati sulle armi, sulle caserme, 5% hanno speso sull'educazione, solo sulle città più piccole e più grandi, erano abbandonate, perché noi non vogliamo, perché sennò talibani sono un gruppo normale, se vogliono combattere in tutti questi potenti del mondo le fanno subito. Poi i talibani a mano di chi sono? Pakistan. Ex ministro dell'economia afghana, che era ambasciatore anche afghano in Pakistan, era attualmente alliato con i talibani, Zahilwal si chiama, due giorni fa era a Roma venuto, lui mi disse che il Pakistan, lui è molto stretto rapporto con Pakistan. Ho detto, scusa ministro, ma questa situazione dell'Afghanistan? Lui dice, guarda che io, con capo servizio segreto del Pakistan, mi disse... Guarda Zahilwal, e mi piace parlare con te sempre, perché tu sei una persona che ragioni. Io non mi stanco a parlare con te, amicizia con te e tutto. Con talibani, dopo 10 minuti non riesco. Solo che a noi serve talibani. Vuol dire che se Pakistan vuole, i talibani non durerà anche 2 o 3 mesi. Ma non lo vogliono, perché c'è un gioco grande in mano, perché non vuole l'America che prendesse di nuovo l'Afghanistan a mano della Cina. E servono questi gruppi. Adesso abbiamo anche la presenza dell'ISIS che sta aumentando in Afghanistan, Khorasan, ISIS del Khorasan che sta prendendo il potere, la India adesso hanno fatto con l'America, questa la fa un altro paura, e l'Afghanistan un campo di calcio per tutte queste potenti internazionali. Una cosa che mi ha colpito è quando dici che quello che i capi talebani impongono al popolo, poi loro per no TV, no televisione, no musica, no telefono, ma loro mandano i figli all'estero e poi esportano capitale e poi se la godono, e quindi non danno l'esempio, anzi quando vanno in televisione, quando fanno le dichiarazioni si cospargono, fanno finta, sempre recitano sostanzialmente che sono affamati, che sono poveri, che seguono il Corano, quando in verità fanno la bella vita, quindi oltretutto è anche un grande inganno da questo punto di vista. Ma non solo talebani, anche i mujahideen. Io sono nato là dentro famiglia loro. Quando stavo in Italia, all'anno andavo 5 volte in Afghanistan, con aerei militari andavamo. La prima cosa era? Portarmi un po' di bottiglia di whisky, di vodka, questo. Io bagagliaio, facevo piano delle bottiglie dell'alcol, tutto. Addirittura, scusate la scheda, mi dicevano, mi porti 10-12 cd del film porno. Erano comandanti che comandavano centinaia delle persone. Violentavano le donne, nelle serate facevano baciabasi, giochi sui bambini, con le armi mettevano bambini da 12 anni, facevano ballare, le violentavano bambini. E questa è la loro vera faccia. Poi, parlavano della libertà, magari fianco aveva ambasciatore italiano anche ambasciatore italiano che chiamavano, che generale, molto piacere, lei per la democrazia, lui diceva sì per la democrazia, e questa è la finta democrazia che è dimostrata voi, per la libertà delle donne. Noi andavamo in giro, parlavamo della libertà delle donne a fianco di Karzai, a fianco di Mahak, a fianco vicepresidente di Karzai. I Karzai, chi ha visto fino adesso moglie di Karzai? Nessuno. Chi ha visto moglie di Mahak? Mahak aveva 5 mogli, ultima moglie aveva 19 anni, cioè lui aveva 60, 65 anni. Cioè. Chi ha visto moglie di Mahak? Nessuno. Chi ha visto moglie di Mahak? Nessuno. Loro parlavano della libertà delle donne, loro chiudevano la loro moglie in casa. E questa la falsa propaganda che ha fatto il lavaggio di cervello delle persone. Per questa adesso. Perché scioccati? Perché la realtà vera non lo sappiamo perché. Perché avevamo un governo così, totalmente corrotto, un esercito falso, un esercito fatto da tutti.
35.000 persone così poi non esisteva. Un comandante, quando tu diventavi un comandante di una zona, dovevi essere figlio di generale di qualcuno o figlio di qualche de mujahideen. Diventava comandante di Helmand, comandante di quello. Poi la polizia di Helmand era uno dei trafficanti più grandi della droga nel mondo. Il fratello di Karzai era uno dei trafficanti più grandi della droga nel mondo. Il fratello di vicepresidente è uno dei trafficanti più grandi della droga. Il vicepresidente era accusato a violenza sessuale, a corruzione. Tutti 20 anni hanno comandato un paese. E invece da costruirla l'hanno distrutto totalmente. Per questo ragioni il potere. Perché quando il soldato combatteva, perché guardate che i soldati afghani hanno in 20 anni hanno dato vittime da 65.000 persone sono morti in 20 anni di guerra in Afghanistan. Ma il soldato quando combatteva non c'è, dove sta? Già sta in Dubai. Perché già aveva le ville, le case, tutto. E quello è la dimostrazione che noi abbiamo hanno perso le guerre in Afghanistan. Nella tua storia c'è un personaggio che è estremamente importante, che è umanamente il più bel personaggio che tu descrivi nel tuo libro, che è tua mamma. Tua mamma che mi pare che abbia contato tantissimo nel tuo percorso e in che cosa sei sfociato, e poi quel bel punto bianco nel cuore. Ce ne parli? Io sono nato in un paese dove a me da piccolo mi hanno creato un Dio. Poi quando ho scoperto il vero Dio, quando sono venuto in Italia. Per tanti anni non credevo a un Dio. Ma poi dicevo, no, Dio esiste. Ma io mi dicevo, Dio esiste perché c'è la presenza della mia mamma. La presenza della mia mamma, una presenza importantissima della mia vita era. Quella la dimostra quanto è importante la presenza della donna. Per questo i fondamentalisti, qualsiasi gruppo, ISIS, talibani, Al-Qaeda, quando prendono il potere un paese, una città, vanno sempre contro due cose: educazione e la libertà delle donne. Ditemi un paese che ha preso fondamentalismo potere non sono andati contro due queste cose. Perché educazione per un uomo come una radice per l'albero. Quando l'uomo senza educazione vive nel nulla. Vivere nel nulla, per questo 70% attentati che succedono sono bambini che usano i talibani. Senza educazione tu puoi creare per una persona Dio facilmente. Loro tolgono l'educazione. Poi la libertà delle donne. Perché la libertà dell'uomo viene dalla donna. Immaginate una mamma. Una mamma non indica mai una strada sbagliata per suo figlio. Quando tu sei una mamma, tu prendi la libertà. Per questo le donne non sottomessi, da piccole prendevano i figli e mettevano nelle scuole coraniche. Poi la mia era sempre acceso quello che io chiamo il punto bianco nel cuore dell'uomo, perché io una cosa profondamente credo: dalla nascita tutti abbiamo il cuore bianco, chi è fortunato, chi è sfortunato. Chi è fortunato che non veda violenza il cuore rimane bianco, chi è sfortunato come il mio popolo, come tanti metà del mondo, quando vedi tanta violenza il tuo cuore bianco. La presenza del vero Dio sempre ti mette un punto bianco nel tuo cuore. Quel punto bianco la presenza della mia mamma. Mi ricordo quando eravamo in mia mamma era sottomessa, mio fratello è scappato, mio papà era in carcere, eravamo in condizione la mattina alle scuole coraniche, mia mamma non poteva uscire da casa. Quando io tornavo dalla scuola coranica, quando mia mamma usciva dovevo essere io con lei, perché ho pure la presenza del figlio, fratello, oppure dovevo essere con una donna. Ma io, nei piccolissimi gesti della mia mamma, mi tenevo acceso quel punto bianco. Mi ricordo quando tante volte uscivo con la mia mamma, vedevo talibani che frustavano le donne nelle strade, no? E tante volte dicevo a mia mamma, mamma, quando divento grande, mi compro. Mia mamma mi diceva, guarda che mentre stanno frustando quelle donne, guarda i loro bambini che stanno piangendo. E tu, sono
parole dette, quando uno fa percorso che ho fatto io, parole molto importanti. Nel tempo dei talibani le scuole erano tutte chiuse, non ci esisteva lezioni delle scuole, lezioni della storia, matematica, non esisteva, solo scuole coraniche. Io quando andavo nelle scuole coraniche, quando tornavo dalle scuole coraniche, davano il parte del Corano per memorizzare per giorno dopo. Io mi sedevo, io mi ricordo, mia mamma andava, aveva un cassetto, perché le cassette vecchie, quelle che chiudono, sotto vestiti, mi prendeva sempre un libro, era tutto diventato molto vecchio, era un libro della storia. Io piccolo mi dava sempre a mano quello, leggi quello, il Corano mi faceva d'altra parte. Mi obbligavo a leggere quello, io tante volte quando leggevo, poi prendevo il libro e subito lo mettevo sotto, perché avevo paura che qualcuno non entrasse. E la presenza di questo, mio papà è scappato nel 1999, siamo scappati perché 5% del territorio era a mano dei Mujahideen, 95% era talibani, Mujahideen erano alleati con Iran. Allora noi attraverso i servizi segreti dell'Iran siamo scappati, siamo andati in Iran. Quando siamo andati in Iran venivano a casa nostra, tutti i criminali venivano in Iran, a vita lusse, le ville, i soldi, tutto, violentavano le donne, i bambini, parlavano delle violenze. Io tante volte avevo 15 anni, tutto ciò che vedevo, andavo da mia mamma in cucina, che tante volte cucinava, dicevo: mamma, ma noi siamo così cattivi? Mi diceva che non è importante il buono e il cattivo, è importante il tuo cuore. Se hai cuore buono non diventi mai il cattivo. È quella la grandezza, la presenza delle donne nella società. È quella presenza che anche attualmente, nonostante che i talibani che dicono siamo moderati, appunto d'accordo con tutto, ma la libertà delle donne non chiedete da noi, perché loro lo sanno che l'Afghanistan si libera con la libertà delle donne, come in passato Malalai Maiwan ha preso indipendenza afghana. Allora la presenza di donne è importante nella mia vita. Continuiamo a parlare delle donne, in parte ce l'hai già detto. Mi colpisce quando tu dici che le donne non si sposano per amore, ma cercano la pace e la sicurezza. Sì, ma sono successo con mie sorelle. Mia sorella aveva, una aveva 14 anni, una aveva 16 anni, mio papà le ha fatto dare per sposare. Non perché mio papà era cattivo, perché mio papà aveva paura, perché i gruppi armati quando attaccavano entravano nelle case, prendevano i bambini, violentavano le ragazzine di 10 anni, le prendevano, le portavano con loro, no? Le facevano come diventare. Oppure per la povertà, quando aumentava tanto come adesso, ieri hanno detto che una famiglia ha venduto due suoi figli per 5.000 afghani, che fa 200 euro. Così, ma lo vendono le parte del corpo. Ma allora la figura era proprio lì, e sottomissione e tutto l'altro. La donna non aveva nessuna libertà. Il comandante di Mujahideen, ognuno di loro aveva 60 anni, aveva 5-6 mogli. Le mogli avevano 14 anni, 15 anni, 19 anni. E questa è la donna afghana. La donna afghana, quella violenza che ha visto le donne afghane, non ha visto nessuno. Per questo io, mia mamma, io sono figlio più piccolo della famiglia. Io fino al 2005 non lo sapevo, lo sapevo attraverso mie zie, che dopo me sono nati quattro miei fratellini. La mia mamma non l'ha fatto nascere nel mondo, fratellini e sorelle. Mia mamma non l'ha fatto nascere nel mondo. Un giorno, mentre stavamo a Roma, i fratelli più grandi sono commercianti fuori dell'Italia. Io giocavo PlayStation, avevo 18 anni. Giocavo PlayStation, altre, mia mamma mi viene e mi dice: tu sempre giochi, vai fuori, no? Vai, invece di giocare tutti i giorni, vai fuori. Io dico: mamma, se adesso mi facevo nascere i miei fratellini, adesso avevo un fratellino, non andavo a giocare fuori, giocavo con loro, no? Andavo fuori. Ma mia mamma dice: non l'ha fatto nascere nel mondo per non fare diventare criminali. Tante donne non facevano nascere i loro figli perché lo sapevano chi percorso e che cosa succedevano a loro. Le donne erano violentate, diventavano le violenze, gli uomini diventavano guerriere, oppure andavano nella guerra, oppure morivano, oppure diventavano fondamentalisti e saltarsi i dati. Gli attentatori suicidi, tu dici che nel tempo sei riuscito a dividerli in tre categorie: i volontari, le vittime di minaccia, gli ipnotizzati. Sono i attentatori in Afghanistan, immaginate che il 70% sono bambini. Poi nel
percorso della famiglia che venivo, che eravamo dentro, vedevo tantissimi attentatori che prima del saltarsi in aria magari l'arrestavano le persone con diversi di loro. E poi con tanti colloqui che ho fatto l'ho diviso in tre gruppi: volontariati, perché praticamente quelle che si suicidano per nome di Dio, loro chi sono? Sono quelle persone che a causa del bombardamento degli americani alcune loro sopravvivono. L'America centinaia delle persone ha ucciso con droni in Afghanistan. Questa non lo sa, non succederà mai, perché America è il potente. La giustizia, se esiste, un giorno arriverà a loro, perché devono dire, devono dare la risposta alle persone che hanno ucciso con droni in Afghanistan, americani. Quello non arriverà mai, speriamo un giorno arriva. Con quelle droni, quando facevano bombardamenti, magari una famiglia esistevano 10 persone, 8 morivano, 2 rimanevano vivi. I talibani andavano e prendevano quelle 2 e dicevano: americani hanno ucciso tua famiglia. Per la vendetta loro cosa facevano? Non potevano combattere contro gli americani, perché con tutto il potere che avevano si saltavano in aria. Quella era il secondo categoria, e la seconda che usavano le seringhe oppure una cosa di bevanda le davano, perdeva controllo per circa 25-30 minuti. Quello kamikaze fatti da gruppo, sempre da Haqqani. Gruppo Haqqani è creatore di kamikaze nel mondo e nell'Afghanistan da prima. Kamikaze hanno creato gruppo Haqqani il 2004 in Afghanistan. Gruppo Haqqani è potere in talibani, 80% potere in talibani. Loro sono che sarà Sarajuddin Haqqani e creatore del fondamento. Loro cosa facevano? Questa bevanda. Loro bevevano, poi vai, saltati davanti a quella macchina o quel mercato, quella arrivava, si saltava. Altri, ultimo gruppo era gruppo che poveracci erano per problemi economici che avevano. Nell'Afghanistan noi parliamo che 95% delle persone, nella zona che abbiamo, non hanno, le persone vendevano organi del loro corpo per mantenere la famiglia. Tante famiglie che morivano di fame, allora andavano ai talibani e dicevano: guarda, io ti mantengo la tua famiglia per il resto della vita, tu saltati in aria. Un padre per mantenere il figlio, oppure un figlio per mantenere la famiglia, cosa facevano? Mettevano giacca esplosione addosso e saltavano addosso. Il gruppo pericoloso che erano, quella prima categoria. Dove mi ricordo quando andavo in Afghanistan, quando arrivavo, facevo colloquio con loro. Una volta ero capitano dell'esercito afghano, entro, volevo fare colloquio con questa. Entro nella stanza e vedo questo contadino totale. Lavaggio del cervello fatti nelle scuole coraniche fra Afghanistan e Pakistan, nel Waziristan sono centinaia di scuole coraniche. Guardate che caso, nel Pakistan, fra Afghanistan e Pakistan ci sono 360 creazioni di fondamentalismo nel territorio Pakistan. Nessun drone non fa bombardamento, nessun mondo non parla, perché Pakistan è un paese potente. Poi Pakistan servono a tantissimi paesi altri. Quel giorno, quando sono andato, questo uomo l'hanno collocato, entro, questo contadino totale arrabbiato, tutto manettato, entro, mentre parlo e mi guarda così e mi comincia a dire, offendermi, no? Tu visto che non potevo più dialogare con questo, qualsiasi cosa che dicevo mi diceva infedele, o sputtava su di me, no? Io lontanavo, mi dicevo che mai, se io ti prendo ti faccio pezzi e pezzi, uccidetemi. Ma visto che non mi interessavo più, perché non era troppo volgare, mentre uscivo vedo che sta piangendo. Guardo così, stavo piangendo e stavo piangendo per ucciderla. Mi piange e mi dice: per favore uccidimi, voglio andare in paradiso. Guardate che lavaggio del cervello che riescano a fare. E quello è il rischio più grande che è. E quello le possiamo distruggere attraverso questi 20 anni che abbiamo fatto questo, perché su quel lato non abbiamo mai lavorato. Su quel lato il talibano ha lavorato molto meglio da noi. Un argomento un pochettino più leggero, si parla degli aquiloni. Che cosa rappresenta per l'Afghanistan l'aquilone? L'aquilone è il divertimento più grande che esisteva per noi. Poi l'aquilone, tante volte con l'aquilone la libertà, no? La libertà che avevi,
mentre faceva il quilone. È presente tantissimo. Purtroppo anche su quello tante volte i talibani erano contro. Mi ricordo quante frustate prendevamo per Aquiloni. Tante volte in tempo talibano, quando facevamo frustate, venivano Amri Bil Maruf, il gruppo estremista talibani, cominciavano a frustare le persone che Aquiloni che facevano, scappavamo. Ma Aquiloni è, per noi afghane, presenta la libertà. Proprio non lo so, che con Aquiloni avevamo, io praticamente avevo una grande sensazione di volare. Io non riuscivo a volare, ma vedevo Aquiloni come sembrava che io sto volando. Viene anche descritto una battaglia con gli aquiloni, che è un gioco. Sì, è una battaglia, ma chi quando uno che ha capacità più dell'aquilone, la battaglia sempre vince, ancora più bello era. Io perdevo sempre perché ero basso, cioè non potevo riuscire, la grande mi faceva, io sempre perdevo. Ma anche se perdevo, quando vedevo che il mio aquilone andava, correvo dietro l'aquilone, se lo prendevo ancora era bello, perché vuol dire che vincevo, di nuovo combattevo. Adesso da qua. Io sono venuto in Italia nel 2004 con la famiglia, perché mio papà è diventato addetto militare per la difesa afghana in ambasciata a Roma, perché quell'anno succedeva tantissimi attentati contro mio padre, il governo di Karzai l'ha allontanato dalla politica, un po' fuori dall'Afghanistan, l'ha mandato. Poi tutti gli anni andavo in Afghanistan io, dal 2012-2011 che sono ferito molto grave, dopo un anno ho recuperato in ospedale, poi mi hanno portato nel 2012 sono in Italia, dal 2012 che sono fisso in Italia. Non sei più tornato? No, perché ho una condanna da morte, una fatua, condanna religiosa da parte dei talibani. E come ti trovi? Mi trovo bene, perché Italia è un paese che ho trovato la mia identità persa. Perché Italia con piccoli gesti umani ho trovato persona che sono adesso. Io prima, quando sono arrivato in Italia, e mi ricordo la prima volta, era 2004, aeroporto del Fiumicino. Scendo dal porto e vedo tantissimi infedeli da vicino. Il desiderio più grande, la prima volta, uccidere un infedele e andare in paradiso. Ma per questo, dal 2004 fino adesso, non è che qualcuno mi ha fatto lavaggio del cervello, qualcuno mi ha costretto, no. Piccolissimi gesti umani mi cominciavano a riflettere. Mi ricordo 2006, eravamo a Roma, un giorno mentre esco da casa, ero triste che con i miei fratelli a casa non mi sono litigato, uscivo, una signora anziana vede che ero triste, mi avvicina e mi dice: figliolo, che è successo? Tutto bene, mi offre l'acqua, no? Io dico: ma perché questo infedele preoccupa per me? Ma poi tanti altri piccoli gesti umani che scrivo sul libro, e mi cominciavano a riflettere. Dove 2008 era, 2006 sono entrato nell'Accademia Militare di Modena, avevo 5 volte, 6 volte all'anno le ferie, io andavo tutto, non volevo mai rimanere in paese di infedeli, per me era Italia. Ma un 2008, che è un amico adesso maggiore dell'esercito italiano, mi disse: Farad, questa volta non vai in Afghanistan, ti ospita a casa mia, no? Lui mi dice: a casa di un infedele cristiano. Solo che lui mi passava sempre mi passava le cose in esame. Ho detto: se non vado con lui non mi passa più. Allora mi fate un sacrificio per andare con lui a casa sua. Quando ho seduto in macchina con lui, la prima cosa che ho pensato, ho detto: devo fare molta attenzione per non farmi diventare cristiano, no? Con questa attenzione siamo andati a casa loro, la sua mamma ha apparecchiato tavolo, non ha cucinato maiale, non ha fatto. Il suo figlio dice: mamma, il vino? Dice: no, non abbiamo ospite musulmano, dobbiamo rispettare la sua religione. Io dico: ma perché questi infedeli rispettano la mia religione, no? Avevo dove andavo, dormivo sopra il mio letto, avevo una croce grossa sopra il mio letto, prendevo la croce, mettevo sotto il letto, dicevo: adesso mi vogliono battezzare, perché nella mia testa hanno messo che Cristo. Avevo la febbre molto alta, la sua mamma alle 2:30, 3 di mattina entra nella camera dove dormo io, mi copre con la coperta e mi misura la mia testa, il mio fronte, con sue mani. E stesso gesto, quando io stavo male, la mia mamma faceva verso di me. E quello che io chiamo il punto bianco nel cuore dell'uomo non cambia con la violenza, non cambia. E questi piccoli gesti umani, come quella mamma che adesso le chiamo zia io, come quell'altra signora, e tanto mi ha cominciato a trovare la mia identità persa. Mi ha fatto arrivare la domanda: perché? Chi sono io? Quello per un uomo serve. Quando il cuore va bene,
quando il cuore dell'uomo incontra piccoli gesti umani, diventa disarmata. Quella è la forza più grande di un uomo. Grazie a Italia che l'ho trovata. Italia per me è un paese che amo, un paese che ha con stessa una grandissima identità, ma sono veramente deluso dalla politica, tantissimo. Ma io non paragono la politica con il popolo, che è due cose diverse. Nella tua storia l'attentato del 2011 è fondamentale, è quello, è la linea di demarcazione tra il prima e il dopo. Ma l'attentato perché è avvenuto? C'è stato uno scambio di persona o eri l'obiettivo di quell'attentato? La nostra famiglia siamo obiettivi da anni da Al-Qaeda e talibani. Perché mio papà ha combattuto per anni contro Al-Qaeda e i talibani. Io, stando che capitano dell'esercito, per anni ho combattuto in montagna del Tora Bora contro talibani. 2001, perché la nostra famiglia siamo scortati da anni, sotto scort siamo, con ognuno da noi siamo sotto scort. Quando io sono andato nel 2011 a trovare la famiglia, ero con due mie scorte, sono andato a visitare mia zia, la città di Ningarhar, la città della mia nascita. Mentre tornavo dalla casa della mia zia, andavo a casa e non che guido io. Quando hanno cominciato a sparare, visto che era ferito, ha accelerato la macchina, visto che è ferito il guardia che avevo a fianco, dopo il sangue. Allora guarda, mi dice, cioè, il capo, guarda che hai preso poi. Reazione accelerata, arrivato poi dopo, ci siamo salvati. Mi hanno portato una caserma più vicina da americani, mi hanno tolto il proiettile, avevo una grave condizione, mi hanno mandato in Dubai, dove stavo in Dubai recuperato, dove un medico mi disse: ringraziate Dio che avevi la vetro della macchina alzata, tutta la forza del proiettile ha preso il vetro, poi è entrato nel tuo corpo. Se avevi il vetro della macchina bassa, il proiettile viene con forza vicino al cuore, non ero vivo. Quello la forza che mi ha dato lasciare le armi, perché guardate che non è facile. Immaginate uno che nasce in una famiglia di mafia, no? Quando un giorno dice: non faccio parte di voi. Immaginate la potere del fondamentalismo. Io sono nato e cresciuto dentro il fondamentalismo. Io ho scritto sul libro nome e cognome di questi. E il 25 del prossimo mese esce un altro mio libro, Addio Kabul, con Domenico Quirico. Abbiamo scritto, dove su quello ancora peggio. Perché io ho iniziato da me stesso a combattere contro il fondamentalismo. Allora per quello, quella era la cosa. Quella è tutta la forza che mi viene, nonostante che sono condannata a morte, accusata a cristianesimo, accusata alla falsità, accusata tantissimo. Continuo, di nuovo. Perché tutto questo mi viene, come dicevo prima, perché il dolore del passato, che ho vissuto tanto, è diventata forza del mio presente. Io non voglio mai che un bambino cresca come sono cresciuto io. Io trasmetto attraverso la mia scrittura quel bene, attraverso quel bene io sono cambiato. Io sono sicuro che qualsiasi persona come me, che non avendo la fortuna, che hanno visto la violenza, col con un percorso giusto, che saranno un percorso che possiamo anche combattere il fondamentalismo. Su questa cosa concludo, poi rilascio. Io tutti gli anni andavo nelle vacanze in Afghanistan. 2010 era una vacanza in Afghanistan. A casa nostra vengono tantissimi americani per visitare mio papà. Venuto quel giorno un maggiore americano per visitare mio papà, mentre il maggiore americano usciva da casa nostra, la macchina americana blindata, un'altra macchina, terza macchina era mia, vedo un ragazzino di 9-10 anni circa aveva, vedo questa macchina americana, ho cominciato a correre questo ragazzino per saltarsi in aria, perché noi siamo abituati a vedere questi attentati. Quando questo ragazzino ha cominciato a correre, due ragazzi giù e kamikaze. Questo ragazzino è arrivato con un entusiasmo forte, è arrivato davanti a questa macchina americana. Sono scesi, aveva un giacca a esplosione addosso, l'hanno tolto la giacca, il maggiore è venuto da mio papà, un attentatore che è corso e non si è saltato in aria. Io l'ho visto che correva quello, ho detto ma com'è possibile? Che ho chiesto a mio papà andare volevo parlare con questo, ma come mai non si è saltato? Vado in carcere minore, che l'hanno portato, entra nella camera dove era questo ragazzino
Entro, vedo un ragazzino contadino totale, 9-10 anni circa aveva, mi guarda con occhi così tranquillo, dico: ciao, come stai? Come ti chiami? E lui mi guarda e mi dice: mi chiamo Omar. Dico: Omar, quanti anni hai? E mi guarda e mi dice: non lo so quanti anni ho. Perché in Afghanistan non lo sappiamo quanti anni, solo le famiglie più fortunate che lo sanno la data di nascita. Dico: Omar, hai paura? Mi guarda e mi dice: no, non ho paura. Dice: kamikaze. Dice: voglio andare in Jannat, in paradiso voglio andare. Dice: perché l'hai fatto? Dice: sì, no, dovevo stringere quel bambino. Ha avuto paura? Dice: no, non ha avuto paura. Quel maggiore americano da 3 anni lavorava nella caserma del Bagram, una delle caserme più grandi americane in Kabul. Tutto lo e distribuiva pane, acqua ai bambini, cioccolate ai bambini, vestiti ai bambini. Questo bambino riceveva da questo uomo questi gesti. Quando questo bambino ha cominciato a correre per saltarsi le ali, quando ha visto questo uomo, il suo cuore non ha portato più il suo dito per stringere quel bottone. E quel è il cuore dell'uomo, il cuore del Farhat, il cuore di quel bambino, il cuore di tanti. Quando incontra il bene diventa disarmato. Quella è la forza di un uomo del cambiamento. Quello nella società, purtroppo, quando adesso viviamo, manca quello. Beh, grazie di averlo raccontato nel libro e descritto e di averlo ricordato stasera, perché potrebbe essere sicuramente il messaggio di speranza che c'è per questa terra così tanto martoriata, che purtroppo è replicata in tante altre parti del mondo, purtroppo. Però l'amore è la speranza che qualche cosa poi possa veramente cambiare. Ti ringrazio, poi so che devi ritornare velocemente anche in quel di... Sì, se non è tanto, perché poi deve... Prego. Innanzitutto ringrazio per il libro, che è folgorante, secondo me è veramente incredibile. Al di là di questo, volevo chiedere, ma in questi 20 anni non ci sono stati gli americani? Comunque, la cultura è stata portata in Afghanistan o no? Le persone potevano andare a scuola, perché lei... insomma, demonizzato tutta questa cosa qua, no? Capisco tutte le varie cose politiche, ma la cultura in un certo senso è stata portata. Purtroppo l'hanno portato, come dicevo, in città più grande. Poi la cultura è anche diventata un interesse familiare. Per esempio, io parlo dall'Italia perché tutto ciò che io ho scritto sul libro, quello che ho vissuto, non parlo dall'altro. Sentite, Italia aveva un borso di studio con Afghanistan. Aveva un accordo dal 2002 fino a che i talebani vanno, che la gente veniva a studiare qua. Io sono entrato da quel borso di studio in accademia. Lo sapete che io sono entrato nell'accademia a fare senza dare un esame? Un giorno mio padre, figlio, tu devi andare nell'accademia militare di Modena, seconda accademia più grande militare nel mondo. Vai nell'accademia militare di Modena, non devi dire a nessuno che non hai dato esame. Perfetto. Vado lì, un colonnello italiano viene: signor Bitani, vieni che presento i suoi paesani. Io dico: caspita, adesso mi chiedano, ma tu dove sei arrivato? Da paracadute? Come sei arrivato? Lo dico, magari ho fatto le zone online, qualcosa, racconta, aumenta. Vado là, figlio del capo stato maggiore, figlio del ministro della difesa, figlio del capo dei mujahideen, figlio... Io dico: ragazzi, cosa ha fatto qua? Fra noi erano le persone, non sapevano leggere e scrivere. Tutti noi siamo laureati in scienza strategico master, dove in Afghanistan le persone che erano lì avevano la capacità forte, non davano occasione a venire. La gente che si laureava anche nella università di Kabul non aveva lavoro, cosa facevano? Andavano, diventavano combattenti con i talebani. Oppure una persona se laureava, vedeva che non trovava lavoro, diventava soldato perché le pagavano 200 dollari in America. Ma questo solo succedeva nelle città più grandi. Nelle città lontane, le scuole finte. Ma questa non è colpa solo dell'America, la corruzione che esisteva in Afghanistan. Il ministro della cosa dell'Afghana, dove aveva 400 scuole, dopo 4 scuole.
le scene. E questa purtroppo, questo è il disastro che ha portato. Le donne, guardate che noi abbiamo... Anche adesso le donne vanno in scuola, nelle città grandi. Herat, sono talibani, l'hanno fatto tornare. Ma i come Herat, per esempio, erano mani dei italiani, i dollari all'anno sull'Herat. Ma erano centinaia di scuole. Ma costruire le scuole, non lavorare dentro, è quella che è rimasta la cosa. Guarda, vi garantisco, se lavoravano bene, talibani non avevano coraggio a prendere e il potere, il lato educativo con una maniera molto molto stop, molto per interesse, solo fare vedere università New York in Kabul, arrivavano, parlavano del diritto, tutto, parlavano del diritto, insegnavano i diritti, dove il vicepresidente era condannato al diritto per le persone, dove la cosa, e purtroppo tutto questi 20 anni così. Mi dice che c'è ancora qualche minuto perché ti hanno spostato il treno, gli hanno detto il treno aspetta, che con calma, se c'è qualche domanda. Sì? Un potere, ma immaginate questo, in Afghanistan il potere, questi 40 anni avevano proprio culturalmente, l'hanno messo la donna un oggetto per buttare. Nelle famiglie il uomo che comandava, una donna che nasceva una famiglia così, dove non poteva fare niente, la prima cosa che diceva prendeva uno schiaffo dal fratello oppure schiaffo dal padre. Quella donna già nella casa non era libera, immaginate quando andava fuori si liberava, una cosa incredibile, perché loro hanno messo proprio culturalmente, religiosamente nel mente delle persone sottomissione delle donne. Per questo le donne non potevano, per esempio la unica, in Afghanistan, immaginate questa, come hanno messo in culturalmente questa cosa, che in Afghanistan, se tu un afghano lo fai venire, dice come si chiama la tua sorella, per la vergogna non ne dice, come si chiama la tua mamma, nella carta d'identità, nome della mamma non esiste, nome della sorella non esiste. Guardate che culturalmente, già da piccolo l'hanno fatto crescere così, una famiglia nasce una figlia, già da piccolo lo sa che sono un oggetto per buttare, la cosa deve fare, deve fare figli, deve far nascere, deve sposare, il marito che lo sposa, un marito che lei non può mai liberare, il marito lo sa che deve essere sottomessa, è difficilissimo questo concetto, ma quello cosa che dico, che anche per esempio anche su questa cosa un grandissima colpa del questo rapporto che era fra Occidente e l'Afghanistan, quando erano borse di studio, lo sapete che in Italia quante persone sono donne venuti? Due donne per borsa, in accademia militare fino adesso anche non è stata una donna mandata dall'Afghanistan, e su quella cosa loro, purtroppo è così, l'hanno messo proprio un atto culturale da noi. Ma guardate che ci sono le donne come la mia mamma, nonostante che sono sottomessi, hanno fatto crescere educatamente figlio come me, hanno fatto, ma grazie a quelle donne in questo momento ci sono le testimonianze, ci sono incontri, le persone che hanno le persone.
che ancora stanno lottando, le persone che giorno e notte ci sono la presenza, e speriamo che arrivi quella vera, perché io sempre dico, la libertà dell'Afghanistan viene poi un giorno dalle donne.